Ciao, ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito BBCraft. Andremo a realizzare il ciondolo, il pendente Madama. Ed eccolo qui. Un pendente davvero molto semplice, alla portata di chiunque, anche di chi inizia a perlinare da poco. Questo è il retro. E ho pensato di realizzare un pendente, ma volendo questo modulino si presta bene anche per un paio di orecchini, perché è abbastanza piccino, come potete vedere. Vi illustro il materiale che ho utilizzato e poi iniziamo il tutorial. Il materiale per poter realizzare il pendente Madame è il seguente. Innanzitutto parto dal cabochon ovale in porcellana scelto dal sito di BBCraft. Ho preso questa confezione davvero molto carina, contenente 15 colorazioni differenti di cabochon ovali in porcellana. Sono esattamente 375 pezzi di queste 15 colorazioni, che sono una più bella dell'altra. I colori sono belli vividi e cangianti. Questa è la mia colorazione preferita. Per il pendente Madame ho utilizzato questo qui bianco, però ripeto, sono tutte bellissime colorazioni e questi cabochon li trovo adatti per qualsiasi tipo di lavorazione. Infatti credo che li andrò ad utilizzare altre volte per i miei tutorial. Il codice del prodotto è questo qui, ma vi lascio anche in descrizione il link direttamente del prodotto. Oltre al cabochon, appunto, questo qui in porcellana misura 13x10, ho utilizzato le Delica della Miyuki e sono appunto le Opaque Sia Opal AB ed è questa bellissima colorazione. Poi ho utilizzato le Rocaille 150 della Miyuki oro e poi ho utilizzato le Half Tila della Miyuki e sono queste perline doppio foro. Questa è la colorazione Opaque Antique Rose Luster e queste le ho prese sempre dal sito di BBCraft. Tra l'altro sul sito di BBCraft ci sono anche le Delica e anche ovviamente le Rocaille della Miyuki. Poi ho utilizzato anche le Quarter Tila della Miyuki e queste sono le Matte Opaque Turquoise Green AB. Sia le Half Tila che le Quarter Tila sono delle perline davvero molto molto carine. Le ho scoperte adesso perché prima non le avevo mai utilizzate, ma questi colori mi hanno ispirato sia a realizzare il pendente appunto Madame e sia questo graziosissimo anello che indosso oggi, che è davvero molto molto carino, utilizzando sia le Half Tila e sia le Quarter Tila. Oltre a questi materiali qui di perline, ho utilizzato anche un gancio per pendenti in acciaio, scelto sempre dal sito di BBCraft. Questo è il codice e all'interno della confezione sono presenti 3 dimensioni di gancio per pendente oro e 3 dimensioni di gancio per pendente in acciaio, color acciaio. E poi infine ho utilizzato anche questa collanina già completa di moschettone e di anellino. E le ho scelte sempre dal sito di BBCraft. Sono in acciaio e queste confezioni le trovo davvero estremamente comode per chi come me si annoia a realizzare magari la collanina. Quindi molte volte opto per delle collanine semplici e dei pendenti in tessitura. Queste qui, come vi dicevo prima, sono sempre in acciaio. Questa box si è sempre presa dal sito di BBCraft, che contiene appunto sia le collanine in acciaio dorato, ma anche in acciaio e anche color acciaio e anche in oro rosa. Sono davvero estremamente comodissime queste collanine perché chi come me realizza appunto pendenti in tessitura mette appunto una collanina semplice e il gioco è fatto, poi ci sta davvero benissimo. Tra l'altro il gancio per pendente, non so se avete visto, ma l'ho inserito direttamente nella lavorazione in modo da creare questo effetto davvero molto carino. Questo è il retro del pendente Madame e adesso vi lascio al tutorial. Partiamo con l'incastonatura al peyote del nostro cabochon ovale in misura 13x10. Ho inserito esattamente 32 Delica della Miyuki sul mio ago e sul mio filo. Tra l'altro il filo sto utilizzando un filo di nylon, semplicissimo da 0,16 mm, e come ago sto utilizzando un pony misura 10. Adesso rientro con l'ago in tutte le perline andando in direzione opposta e chiudo la lavorazione a cerchio, effettuando 3 nodini.
Rieccomi questo risultato. Chiuso la lavorazione a cerchio, effettuato i tre nodini e unito anche il filo con un altro piccolo nodino. Adesso inserite sul vostro ago una delica e andiamo a lavorare appunto al peyote. Quindi fuoriesco da questa delica, salto la delica che viene subito dopo e mi rinfilo nella terza delica. Ed ecco qui. Proseguo con questa lavorazione, quindi salto sempre una delica e mi rinfilo nella delica che viene subito dopo. E ovviamente vado avanti fino alla fine del giro, lavorando al peyote. Ricordatevi sempre che l'ultima delica, cioè l'ultima perlina inserita, va inserita appunto in questo punto e poi bisogna ripassare con l'ago in queste ultime due perline. L'ultima, cioè questa qui che vi sto indicando, è anche la prima delica inserita di questo giro per continuare la lavorazione. Questo è il risultato. Adesso vado ad inserire in questi spazietti qui vacanti una rocaille 15-0. Quindi una rocaille 15-0 e rivado nella delica sporgente che viene subito dopo. Di nuovo una rocaille 15-0 e rivado nella delica e vado avanti con questa lavorazione fino alla fine del giro, ovviamente ricordando sempre che l'ultima rocaille 15-0 vado ad inserire l'ago sia nella delica e sia nella prima rocaille 15-0 inserita di questo giro. Questo è il risultato. Adesso, come vedete, fuoriesco appunto dalla prima rocaille 15-0, inserite una 15-0 sul vostro ago e rientrate nella seconda 15-0 sporgente, in modo da realizzare anche il secondo giro di rocaille 15-0 per andare a chiudere la parte sopra dell'incastonatura. Ovviamente questo passaggio dopo vado a farlo anche per il retro. Stringete bene il lavoro, mi raccomando, quindi sempre una 15-0 e rientrate nella 15-0 che viene subito dopo. Vado avanti così fino alla fine del giro, inserendo anche l'ultima 15-0 in questo punto e rientro in queste due 15-0 e poi ripasso con l'ago e con il filo dall'altra parte, quindi ripassando anche in questa 15-0 e in queste delica qui, per sbucare anche dall'altra parte e rifare nuovamente il medesimo passaggio. Ricordate ovviamente che una volta arrivato dall'altra parte inserite all'interno il vostro cabochon da 13x10 mm. Questo è il risultato. Come vedete sono ripassata anche nella lavorazione e sono risbucata dall'altra parte. Adesso inserite appunto il cabochon all'interno e poi vado a realizzare i due giri di rocaille 15-0 anche sul retro. Tenete conto di una cosa che dicevo, tenete conto di una cosa che il primo giro di rocaille 15-0 sul retro ho inserito una perlina in ogni spazietto qui vacante e ho terminato appunto tutto il giro completo. Il secondo giro ho inserito solo 7 rocaille 15-0, poi mi sono rinfilata nella delica, ho lasciato questo spazietto qui vacante e di nuovo 7 rocaille 15-0 e poi di nuovo spazietto vacante. In questo modo ho effettuato appunto un'incastonatura perfetta l'ovale senza effettuare delle modifiche ulteriori all'incastonatura, quindi lasciando soltanto questi due spazietti abbiamo completato appunto l'incastonatura che si presenta appunto in questo modo. Quindi adesso vado ad effettuare questi due giri di rocaille 15-0 e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. L'incastonatura è terminata. Ho lasciato appunto i due spazietti e adesso, come vedete, fuoriesco con l'ago e con il filo da una rocaille qui sul davanti della lavorazione. A questo punto vado ad inserire una rocaille 15-0 sul mio ago e rientro nella rocaille 15-0 sporgente che viene subito dopo, cioè in questa qui. Poi ripasso in queste due rocaille 15-0 che vengono subito dopo, andando a zigzag, prima in quella bassa e poi di nuovo in quella alta, lascio questo spazietto vacante, per poi andare ad inserire di nuovo una 15-0 e rientrare nella rocaille 15-0 sporgente che viene subito dopo. Vado a creare questa decorazione, ovviamente alternando una rocaille 15-0 a uno spazietto vuoto. Faccio questo fino alla fine del giro.
Questo è il risultato, ho effettuato appunto questa decorazione. Adesso fuoriesco esattamente da questa delica qui centrale, ve la indico con l'ago, questa qui, questa centrale. Vado ad inserire una Rocaille 15-0 e un half tila, di nuovo una 15-0, una delica e una 15-0. Questa è la sequenza. Porto il tutto alla fine del filo, rientro nel secondo foro dell'half tila, ed eccola qua, e inserite di nuovo una 15-0 sul vostro ago. E adesso io fuoriesco appunto da questa delica qui centrale e rientro nella terza delica, cioè salto questa centrale e rientro nella terza. E tiro il filo ed eccola qua. Adesso nuovamente questa sequenza, quindi una 15-0, un half tila, una 15-0, una delica e una 15-0. Porto il tutto alla fine del filo, rientro nel secondo foro dell'half tila, di nuovo una 15-0, io fuoriesco da questa delica, salto questa centrale e rientro appunto in questa. E tiro il filo. Continuo con questa decorazione fino alla fine del giro. Rieccomi, ho inserito esattamente 8 decorazioni con appunto 8 half tila. Perché appunto abbiamo incastonato il nostro ovale con 32 delica. Ovviamente ogni giro è formato da 16 spazietti e quindi per 8 decorazioni abbiamo utilizzato 2 spazietti per ogni decorazione. Adesso fuoriesco esattamente dalla prima, da questo punto qui. In pratica questa è la prima sequenza che abbiamo inserito. Ho inserito l'ultima, mi sono infilata ovviamente nella delica e poi nella 15-0 l'half tila e queste tre perline. E adesso appunto fuoriesco da qui. Adesso inserisco una quarter tila, un half tila e una quarter tila e rientro direttamente in queste tre perline che vengono subito dopo. Rocaille 15-0, delica, rocaille 15-0 e tiro il filo. Ovviamente questo passaggio vado a farlo per tutti gli spazietti qui vacanti. Rieccomi, questo è il risultato. L'ultima sequenza inserita è questa qui e sono ripassata solo nella 15-0 e nella delica. Adesso due rocaille 15-0 e rientro nel foro alto della quarter tila. Adesso una rocaille 15-0 e rientro sempre nel secondo foro dell'half tila, di nuovo una 15 e rientro nel foro alto della quarter tila ed ecco qui. Adesso due rocaille 15-0 e rivado solamente nella delica ed ecco qua. Altre due rocaille 15-0 e rivado nella quarter tira il foro alto. Continuo con questa lavorazione fino alla fine del giro. Rieccomi, questo è il risultato. Sono ripassata anche nell'ultimo giro senza inserire alcuna perlina per andarlo a rinforzare e questo al momento è il risultato. Non vi preoccupate se è ancora un pochettino instabile la decorazione, questa qui finale. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da questa delica qui centrale presente appunto sopra l'half tila. Vado ad inserire 3 rocaille 15-0 ed eccole qua. E rientrate con l'ago in questa rocaille 15-0 sotto l'half tila, in questa qui. Poi inserite una rocaille 15-0 e rientrate in questa 15-0 presente di quest'altra half tila andando dal basso verso l'alto in questo modo. Di nuovo 3 rocaille 15-0 ed eccole.
rientrate nella delica di questa alfatila. Ovviamente questi passaggi vado a ripeterli, quindi di nuovo 3 rocaille 15-0 e vado ad infilarmi in questa rocaille 15-0. Una rocaille 15-0 e mi rinfilo in questa perlina 15-0 accanto andando verso l'alto e poi di nuovo 3 rocaille 15-0 e rivado nella delica. Quindi effettuo questi passaggi e ritorno da voi con il pendente Madame terminato. Ed eccomi qua, questo è il risultato. Dopo aver effettuato la decorazione, questa qui con le rocaille 15-0. Dopo sono ripassata all'interno del lavoro senza inserire alcuna perlina per bloccare e tagliare il filo in eccesso. Poi semplicemente ho aggiunto un gancio per pendenti in acciaio color oro di BB Craft e una collanina di queste qui complete con anellino e moschettone. Ed ecco qui che il pendente Madame è terminato. Cosa ne pensate? Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!